nuovo piano di riforme del governo prevede l'accorporamento della prefettura e della questura a Parma. Questo vorrebbe dire che la questura di Piacenza si verrebbe declassata a commissariato, quindi meno servizi per una città, verrebbero a mancare personale, tutto si ridimensiona, quindi non solo sul piano sicurezza ma anche sul piano dei servizi, quale passaporto, immigrazione, armi e quant'altro. Insomma, siamo preoccupati, mi sembra una riforma veramente che non ha senso. Ci sono 5 forze di polizia e ancora di riforme serie non se ne vedono per poterle accorporare. Vediamo la chiusura di uffici, la polizia postale ancora a rischio per la chiusura, la stradale di Piacenza a questo punto, se si chiude la questura, dovrebbe diventare anche quella sottosezione, molto probabilmente anche quella alla dipendenza di Parma. Insomma, anche la stessa Cremona verrebbe accorporata in un'altra città. Insomma, riforme che mi sembrano al ribasso, più che un'attenzione seria verso la sicurezza dei cittadini e verso i servizi dei cittadini. Sta andando avanti con le risorse che abbiamo, si stanno dando determinate attenzioni, qualche colpo al segno, insomma, le forze di polizia lo hanno fatto, però dall'altra parte c'è una criminalità che aumenta sempre di più, un po' la crisi, un po', insomma, senza nasconderci dietro, insomma, queste nuove immigrazioni e inondazioni portano un aumento della delinquenza anche per un fatto matematico, e c'è un arretramento da parte delle forze di polizia. Insomma, la situazione è preoccupante a mio parere. Come abbiamo ben detto altre volte, è stato chiuso il posto di polizia dell'ospedale, il posto di quartiere non c'è più, c'è un arretramento, insomma, è preoccupante, tiene, ma diciamo che è preoccupante per il futuro.